Le associazioni canavesane e non sono sicuramente l'anima del territorio, anche perché sotto tutti i punti di vista, grazie a quello che può essere l'impegno da parte dei volontari, dei dirigenti, di chi porta avanti il discorso appunto dell'associazionismo canavesano, diventano un punto di riferimento per le città, i paesi, ma anche le zone delle valli, insomma i territori a 360 gradi. Associazioni, in questo caso, per ciò che concerne la rubrica di cui andiamo a parlare adesso, riguarda in particolare il volontariato, la solidarietà e tutto ciò è il dare una mano a chi ha bisogno. Come non iniziare dalla FIDAS, in questo caso dalla sezione di Favria, qua abbiamo il presidente Giorgio Cortese. Buonasera. Volto noto, canavesano, non solo per quanto riguarda appunto l'associazionismo. Con Giorgio vogliamo affrontare un argomento importante come quello della donazione del sangue. Perché, Giorgio, donare sangue è importante. Voi siete volontari, siete soci, date da fare a titolo gratuito, ma cosa fondamentale, voi vi date da fare 365 giorni all'anno, perché 365 giorni all'anno c'è bisogno di sangue. Sì, il sangue non va mai in vacanza, non ha ferie, non conosce, le pandemie, non conosce niente, ma c'è sempre bisogno di sangue per gli interventi, sia quelli di lieve entità che i grandi interventi. Tieni presente che anni fa un dottore della FIDAS mi ha detto che per il fegato occorrono più di 70 sacche. Perciò immagina una fila di 70 persone con lo stesso gruppo Certo. sanguigno compatibile che donano. Perciò è il sangue che ne dicano non si fa artificialmente. Perciò ci vuole sempre il fattore umano, che deve essere altruistico, generoso e farlo volontario. Perciò è un grande atto di generosità verso il prossimo che non conosci. Il gruppo di Favria, che è un gruppo ormai storico, presente da tanti anni sul territorio, e parlo di territorio perché alla fine dei conti non ci sono solo cittadini di Favria che Qualcuno sì. fanno parte, del vostro gruppo. È un gruppo che ogni anno raggiunge anche dei risultati importanti proprio sotto il punto di vista della raccolta delle sacche. Ci vuoi raccontare, ci vuoi parlare degli ultimi risultati del 2022 che si è chiuso da poco, che ancora una volta sottolineano quanto, quello che dicevamo prima, quanto sia importante la disposizione da parte dei soci? Sì, nel 2022 si è chiuso un grande anno per noi, questo merito per il direttivo che sono stati bravissimi e anche dei donatori che hanno risposto alle nostre sollecitazioni, perché se non ci sono i donatori non si fa nulla. Il direttivo lo ringrazia perché è stato coeso, regna la concordia e siamo cresciuti come gruppo. Ho usato le tre C così, per lanciare lo slogan delle tre C positive, coesione, concordia e crescita. E abbiamo fatto risultati, come detto, grandissimi, perché rispetto al 2021, che avevamo 553 sacche, per noi è già un risultato storico. Tieni presente che nel 2008, quando il, no, 2000, nel 1988, quando il gruppo è nato, le prime sacche erano addirittura 80, perciò di strade abbiamo fatte. Certo. Abbiamo fatto nel 2022 ben 617 sacche con più di 30 donatori nuovi, perciò abbiamo anche lì frantumato il record, e i donatori effettivi sono 390, di cui un 10% sono dei paesi limitrofi. Ma il nocciolo duro è di Favria, una comunità con 5.200 abitanti. Perciò è stato uno sforzo corale di tutti i donatori, che il grazie bisogna dire a loro, che sono stati loro. Fagli un applauso, che sono stati bravi. Assolutamente. Tra l'altro, prima hai sottolineato una cosa importante, di come la donazione di sangue e la FIDAS non si sia neanche, mai fermata neanche nel periodo della pandemia. No, mai fermati durante la pandemia, anzi,
Non abbiamo mai risentito durante la pandemia di crisi di flessioni donatori, ma siamo andati avanti. Purtroppo sia la FIDAS come l'AVIS, le varie associazioni, hanno patito della mancanza di operatori, perché la maggior parte erano impiegati per i vaccini. Certo. Però, bene o male, siamo sempre riusciti con resilienza ad adattarci alle situazioni, a calibrare le chiamate in base ai sanitari che avevamo, e siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Grazie, lo ripeto, al direttivo e ai donatori, che sono stati bravissimi. Il messaggio che è importante appunto dare è quello che donare sangue è importante, fa bene sia a chi lo riceve ma anche a chi lo dona. Fa bene due volte, perché fa bene addirittura tre volte, permettimi. La prima volta fai del bene generoso verso una persona che soffre e ha bisogno e contribuisci a salvare una vita. Poi fa bene a te, perché ti vengono fatti degli esami e vieni tenuto sotto controllo medico, e poi fa bene al tuo animo, perché ti senti realizzato facendo una cosa grande che non ha prezzo, quella di salvare una vita umana. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni il 2023, ma voi siete già attivissimi, perché a breve ci sarà. Sì, rinnovo l'appello, mercoledì 18 gennaio a Favre, al cortile interno del comune, dalle ore 8 alle ore 11:20 c'è il prelievo del sangue. Chi è interessato, ci sono i messaggi, ci contatta, chiediamo la prenotazione, a per il problema delle sacche, per non debordare, due anche per evitare gli assembramenti e anche per dare uno scorrimento veloce, che uno dona, non si ferma tanto, giustamente non perde più tanto di tempo. FIDAS che è associazionismo, quindi anche la possibilità di unire le persone, dare un messaggio importante anche questo. So che Giorgio, tu anche come persona, credi tantissimo nella potenzialità delle associazioni del tuo paese, della tua città, perché anche sei anche spesso promotore di altre realtà che non sono solo la FIDAS. Certo, io personalmente qualsiasi evento che c'è a Favre, che vengo a saperlo o mi viene detto, cerco di promuoverlo sui social con articoli, proprio per promuovere gli eventi del paese, perché solo con l'unione, con la crescita e con la concordia si va avanti. Altrimenti, se ognuno guarda il suo orticello, affondiamo tutti, perché la barca è di tutti, non solo di uno. Mi permetto di farti ancora una domanda, o meglio di chiederti, 2023 appena iniziato, prima donazione, ma visto quello che è stato il risultato del 2022, vi viene voglia di provare a battere il nuovo record? Allora, superare i propri limiti è lo sforzo che facciamo tutti, è umano. L'esperienza, perché sono dal 2001 presidente della FIDAS, vedo che c'è un anno che vai avanti, l'anno dopo perdi un pochino, ti consolidi e vai avanti. È come un'arrampicata, poco per volta, ma cerchi sempre di mettere una mano sempre più in alto per crescere sempre di più, perché lo scopo non è avere la soddisfazione di raccogliere delle sacche, la soddisfazione è di donare il sangue. Permettimi, all'ultima donazione straordinaria del 29 di dicembre è venuta una ragazza giovane, nuova donatrice, e gli ho chiesto come mai veniva a donare il sangue, una domanda pacifica, e questa mi ha detto: lo donava mia mamma e lo donava già mio nonno. E mi ha detto: pensi, mio nonno faceva la donazione diretta, da braccio a braccio, lo chiamava all'ospedale e donava subito. Perciò questo esempio in famiglia è importante, perché queste parole, questi discorsi sono importanti, ma sono gli esempi che nella vita trascinano. Giorgio, tra l'altro, voi avete fatto anche un'altra importante donazione, in questo caso non di sangue, ma di un mezzo che aiuta sempre le persone in caso di difficoltà. Sì, noi nel corso del 2022, oltre ai buoni risultati che abbiamo raggiunto, abbiamo voluto anche, con quello che abbiamo tra virgolette risparmiato, tra virgolette, in due anni di pandemia, non facendo le feste sociali, non facendo altro, ma donare questi soldi a fare del bene alla comunità, perché dobbiamo raccogliere sangue. Fare del bene, che ha bisogno del sangue, ma far bene anche ai nostri concittadini, donando questo dispositivo salvavita,
che l'abbiamo trovato al comune, posizionato nella casetta dell'acqua in punto centrale, che è automatico, perciò non ha bisogno di... parla lui, c'è il computer che ti parla, ti aiuta, certo. E secondo me Favria non era cardioprotetta e abbiamo cercato anche lì di proteggere i nostri cittadini, perché la passione ci guida a fare del bene e a volere bene a chi ci è vicino. Con queste parole di Giorgio Cortese credo che possiamo chiudere nella maniera migliore questo nostro primo appuntamento con le associazioni che con la loro volontà, la loro solidarietà, il loro lavoro fanno qualcosa del bene al canavese. Giorgio, grazie ancora. A questo punto non rimane che dire donate, 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 perché come ha detto Giorgio Cortese, fatele bene tre volte.